mentre la banda musicale Giuseppe Cotti lascia lo spazio ai musicisti del corpo bandistico Acquese, io chiederei a Fabrizio Brignolo, primo cittadino della città di Asti, di avvicinarsi. Tanto chiamerei anche Osvaldo Boggione, vicepresidente di Ambima regionale, anche perché è importante ricordare che Ambima è l'associazione nazionale delle bande musicali ed è l'associazione sotto il cui patrocinio si organizza questa rassegna, appunto Banda Amica, qui su Piazza San Secondo di Asti, l'incontro tra le bande che operano nel territorio astigiano e le bande che operano nel territorio alessandrino, tant'è vero che tra poco ci sarà il corpo bandistico Acquese. Subito la parola a Fabrizio Brignolo, primo cittadino della città di Asti. Buonasera a tutti, è molto bello essere qui, un saluto alla banda. Lo dico per chi... vado davanti, vengo qui, si sente? Ciao. Lo dico per chi non è di Asti, perché chi è di Asti lo sa, le prime notizie del corpo bandistico, nasce come corpo, come emanazione del corpo militare della Guardia Nazionale, della banda città di Asti, risalgono al 1854, poi 1855 il primo direttore che è Cotti, cui la banda è intestata, e poi si ha notizia che ha partecipato all'inaugurazione del Teatro Alfieri nel 1860. Io ho trovato bellissimo pensare a questa storia, pensare alla nascita di questa banda e pensare oggi a tanti anni di distanza anche l'evoluzione, il fatto di aver ascoltato qui prima questi esempi anche di musica contemporanea molto molto divertenti, e credo che questo sia effettivamente molto bello. Tra l'altro ci hanno fatto persino parlare con la consigliera Quaglia, che saluto, e che in consiglio comunale facciamo battaglie campali contro. Questa sera ci avete anche persino fatto fare un passo di danza insieme, quindi non so se mi spiego, non è la prima volta. Per dire che veramente la città di Asti è grata alla banda, è grata al presidente San Nazzaro, è grata al maestro Satanassi, che veramente ha portato questa banda a livelli altissimi, ed è grata non solo per quello che fate da sempre ormai per la città, ma anche proprio per questa iniziativa che per alcune settimane ha visto questa piazza teatro di concerti di bande provenienti da tutto il Piemonte. Tra l'altro non sempre il tempo, non sempre, forse questa, ecco, non sempre è stato clemente il tempo, ma devo dire con grande passione, rifugiandosi sotto i portici e richiamando comunque l'affetto e la passione degli astigiani, non solo, che hanno venuto ad ascoltare anche quando c'erano gli scrosci d'acqua. E quindi sappiamo anche cosa vuol dire lo sforzo organizzativo di riuscire a far venire gente da fuori e riuscire a organizzare un'iniziativa di questo genere. Credo che questa è un'estate che per Asti resterà memorabile proprio da questo punto di vista, e ringrazio da questo punto di vista anche l'associazione regionale che ha questo riunisce tutte le bande del Piemonte, perché con questo lavoro veramente si tiene viva una tradizione che però è molto proiettata verso il futuro. Il mio auspicio, la mia speranza è che si possa ripetere il tutto in una splendida estate 2017. Grazie, buona serata a tutti, viva la banda città di Asti! Grazie a Fabrizio Brignolo, primo cittadino della città di Asti. La parola a questo punto a Osvaldo Boggione, vicepresidente regionale dell'Ambima, l'associazione nazionale delle bande musicali, sotto il cui patrocinio nasce proprio Banda Amica, che è la rassegna alla quale stiamo partecipando. Bene, intanto fare un grosso applauso al presentatore, perché presenta in un modo inconsueto e molto particolare, e sa veramente tenere forte in alto l'attenzione sui brani che vengono eseguiti. Da parte mia vi porto il saluto della presidenza regionale, del presidente regionale Ceutano, che questa sera non poteva essere presente. L'Ambima a livello regionale rappresenta circa 300 gruppi musicali con 15.000 iscritti. Voi avrete avuto modo di vedere in questi quattro appuntamenti, e il prossimo che sarà poi a fine luglio, quanto il mondo della banda è cambiato.
quanto è cambiato nel proporre dei programmi in modo diverso, programmi che vanno dalla musica leggera, musica originale per banda, la trascrizione da musica classica. Un modo che è cambiato perché comunque ha voluto attrarre a sé i giovani. Avrete visto anche all'interno dei gruppi quanti giovani ci sono. Le bande finalmente, dopo un periodo di relative crisi, hanno di nuovo molti giovani che vanno a popolare le proprie associazioni e vanno a popolare anche quelle che sono i conservatori e i licei musicali, perché la maggior parte dei ragazzi che poi fanno parte del liceo musicale e conservatorio provengono dalle nostre bande. Un grande lavoro che viene fatto dalle bande, un grande lavoro che viene fatto dall'associazione, di cui io ho il piacere di appunto rappresentare la vicepresidenza, e un grande lavoro che viene fatto qui in provincia di Asti Alessandria, perché sono due province che lavorano insieme, grazie allo staff e al presidente interprovinciale Romeo Sannazzaro, al quale davvero dedicherei un grande applauso per tutto il lavoro che sta facendo per le due province. E un presidente che poi, anche come avrete visto anche all'interno della propria banda, è anche un presidente tuttofare, presidente cantoniere, perché oltre a essere presidente deve occuparsi anche di alzare le luci, di mettere a posto i vigili, di far tutto, così come fanno tutti i personaggi che hanno voglia di fare qualcosa per gli altri. Quindi davvero da parte dell'associazione regionale grazie per il lavoro che fa, e grazie alle bande sia della provincia di Asti che della provincia di Alessandria. Grazie a tutti. I ringraziamenti ne sono già stati fatti tanti, però volevo fare un ringraziamento particolare. Abbiamo intitolato questa rassegna Banda Amica, non a caso, perché siamo tutti amici. Infatti in questo momento chiedo a tutti i rappresentanti delle bande che hanno partecipato alla rassegna di venire qua davanti. Perché dico questo? Perché vedrete molte facce che hanno suonato con noi questa sera. In quanto spesso e volentieri magari ci si incontra per Asti e trovi l'amico e gli dici: ascolta, guarda che sabato sera abbiamo il concerto, non è che vieni a darcelo male? E così è successo, come è successo con ad esempio un paio di cornisti, che uno gli dovrei tirare un attimino le orecchie perché sabato scorso mi ha lasciato da solo a fare il concerto, però questa sera si è ripagato portando un altro amico che è venuto a darci una mano. Voglio anche ringraziare chiaramente l'amministrazione tutta e il sindaco per la disponibilità comunque sempre della piazza e comunque delle sedie e della logistica che ci offrono sempre. Direi che a questo punto potremmo anche passare alla consegna di un piccolo pensiero che abbiamo pensato, anzi che ha pensato il regionale da consegnare a tutte le bande che hanno partecipato. Un attimo di pazienza che arriviamo tutti. Allora, combinazione, il primo crest che è venuto fuori è, come dire, quello che credo strapperà dalla piazza un applauso straordinario, perché il crest proprio, diciamo così, ai padroni di casa, agli organizzatori, alla banda musicale Giuseppe Cotti della città di Asti, lo do molto contento al bravissimo presidente. C'è anche una bandiera da dare, vedo che davanti. Dunque, la seconda al complesso bandistico Costigliolese.
Beh, questo lo diciamo, lo consegniamo sulla fiducia, perché Castiglione si dovrà esibire sabato 30. Grazie. Sto cominciando a diventare anziano, mi tocca allungare. Banda musicale azzurra, Celleno Mondo. Gruppo musicale Romualdo Marengo Novi. Corpo bandistico cassinese Francesco Soglia. Corpo bandistico Aquese. Banda musicale Villa Franca d'Asti. Banda musicale comunale di Porta Comunale. Bene, ringraziamo tutti e direi che si sono posizionati tutti. Lascerei la parola alla musica. Grazie Romeo Sannazzaro, grazie Presidente della Banda Musicale Città di Asti Giuseppe Conti, grazie al Sindaco Fabrizio Brignolo, grazie ad Osvaldo Poggione, Vicepresidente di Ambima Regionale, grazie al Corpo Bandistico Aquese che da questo momento si esibirà e regalerà le sue note al pubblico presente qui su Piazza San Secondo, grazie a tutti voi, buona estate e naturalmente buona serata.